Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi andiamo a studiare la tredicesima giornata di campionato. Lo facciamo direttamente dal computer, da dentro il superfoglio, ovviamente quello come sempre, perché anche in questo caso mi hanno chiesto di far vedere come sarebbe studiare le partite. Proprio da dentro al computer, io solitamente lo faccio vedere dal tablet, ma in realtà il tablet è il dispositivo meno utilizzato. La maggior parte delle persone utilizzano o il cellulare oppure il PC. Quindi la giornata tredicesima la dedichiamo allo studio dal PC per queste prime partite che analizzeremo oggi, mentre i due big match che ci sono, Atalanta-Roma e Lazio-Napoli, li analizzeremo dal cellulare, in modo tale che facciamo video un po' diversi e tutte le persone vedono com'è effettivamente la visualizzazione del superfoglio dal PC o dal cellulare. Come si vede da tablet, ormai lo sapete benissimo perché la maggior parte dei video li ho sempre fatti dal tablet. Ci vediamo la sigla e poi subito dopo il primo match della tredicesima giornata. Benissimo, eccoci di nuovo, libraccio di metodo Stats for Bets, anche se siamo da PC, non potevo non farvelo vedere anche perché Amazon lo sta mettendo nelle offerte lancio del periodo natalizio, quindi quando vi capita all'improvviso, non lo so neanche io, lo trovate con qualche piccolo sconto. Allora andiamoci a vedere questa Serie A. Cominciamo da Fiorentina-Verona. Tra l'altro ti faccio vedere la visualizzazione della nuova modalità che penso sicuramente prima di Natale l'abbiamo messo online. Questa qui agevola soprattutto lo studio quando lo facciamo da cellulare, perché almeno evitavamo di andare a fare una pagina troppo lunga verso il basso, però credo che anche da PC sia utile un meccanismo di questo genere. Abbiamo predisposto lo spazio per i risultati esatti, per l'allibramento medio, quindi primissimo periodo del nuovo anno ci saranno già le novità a cui stiamo pensando. Qui sotto c'è il comparatore quote che ovviamente da PC si vede in maniera molto molto bene, cioè molto molto buona, e quindi ci aiuta ulteriormente. La Fiorentina, ragazzi, sta messa malino, pareggia questo match col Sassuolo, però cioè, Prandelli non ingrana ancora, non ne ha vinta una da quando è diventato il nuovo allenatore dei Viola. Il Verona ha perso un po' sorprendentemente contro la Sampdoria in casa, devo dire che sono rimasto sorpreso da questa sconfitta, ma per il resto sta facendo un'ottima stagione, cioè 19 punti per il Verona e solamente 10 per la Fiorentina. Le quote, lo vediamo anche da qui, hanno movimenti sia verso l'alto che verso il basso, insomma, bookmaker non hanno una visione univoca di questo match, e anche quello che vediamo nello studio effettivo delle nostre quote, quota reale allibrata, movimenti del bookmaker, è bella ingarbugliata questa partita, veramente ingarbugliata. Però l'allibramento in questo momento è normale, quindi c'è un leggerissimo preferenza per la Fiorentina, ma non è molto raccomandabile come match. Io vorrei vedere un po' che ci dice invece l'aspetto dei gol. L'esito gol è già statisticamente un pochino più valido. Vediamo un attimo anche l'under over è alto. Quote molto molto alte. Beh, allora qui ci sono già anche i nuovi under, quelli che vedremo prossimamente. La differenza tra over 1,5 e under 3,5 non è così sostanziale. Veramente un match tosto, tosto, tosto questo da analizzare. Io mi prendo un rischio e ci metterei la X primo tempo. È un esito un po' rischioso perché
Il match questo è veramente da triplo. Andiamo a vedere Samp e Crotone. Qua è interessante vedere che le sottofrequenze statistiche, una partita che uno penserebbe molto indirizzata sulla Sampdoria, ci racconta invece che le sottofrequenze statistiche su questa il rischia 1-2 consiglierebbero. Molto particolare come visione, però d'altronde vediamo che è un match non statistico e quindi già qua abbiamo il primo campanello d'allarme. Leggero rialzo in questo momento a 1,80 la Sampdoria. Vediamo un po' queste altre quote. Anche qui troviamo quote in calo e quote in crescita. Quindi anche in questo caso vediamo bookmaker che fanno movimenti non uniformi. Quando i movimenti non sono uniformi, ovviamente significa che i flussi di puntata su ogni bookmaker sono diversi, quindi anche nel globale delle considerazioni non c'è una visione univoca su questo match. La Samp si è ripresa dopo un periodo un po' così, in cui ha preso tre sconfitte e solo un pareggio. Il Crotone ha vinto bene con lo Spezia e ha disputato una partita abbastanza gagliarda contro l'Udinese, dando dei segnali di vita. Ecco, io questa me la metterei sulla 1X perché credo che la Sampdoria comunque in casa non perda. Vediamo i gol. Esito gol abbastanza in rialzo, quasi il 10% sulla quota reale adibrata. Anche qui troviamo frecce verso l'alto, frecce verso il basso, quindi visioni non univoche. Samp che segna abbastanza, ma subisce abbastanza, è il Crotone che segna poco e subisce tanto. Quindi il gol della Samp c'è. L'1x, secondo me, va bene come inquadratura del match. Vediamo se anche qua vediamo. In questo momento quote molto equilibrate, non ci si espone più di tanto. Non fate caso all'over under 1,5 che va ancora proprio dato l'input di calcolarlo. Qui vediamo che si segna in questo match prevalentemente quasi di più nel primo tempo che non nel secondo, più che in questo match, nei match fin qui disputati, e quindi la statistica sarebbe questa, possibilità di un over 1,5. Allora, la statistica è buona, però non trova conformità nelle quote. Io andrei a giocare l'over 1,5 primo tempo, se anche l'under over me lo conferma. Qui in questo momento l'under over è ferma come visualizzazione. Io credo che la visione di 1x su questa sia congrua, ci possiamo stare, va bene così secondo me. Parma Juventus. La Juve si porta via, diciamo, un buon punto con l'Atalanta, nonostante giocasse in casa. Lo possiamo considerare un buon punto perché comunque l'Atalanta anche contro la Juventus ha fatto vedere la possibilità di vincere veramente contro chiunque, su qualunque campo, squadra da applausi, nonostante il problema Papu Gomez. Cioè, veramente sarà interessante studiare l'Atalanta contro la Roma, perché l'Atalanta, nonostante tutto, non molla e la rende difficile a tutti. Quindi un punto che per la Juve ci può stare. Parma ha pareggiato col Cagliari, ha pareggiato col Milan, ha pareggiato col Benevento. Diciamo che sta racimolando punti per cercare di avvicinarsi ad una salvezza tranquilla. In questo momento al 14esimo, così e così, no? Non così tranquilla. Qui il discorso delle quote, il rialzo, ok, sono in rialzo, ma su una quota piuttosto bassa. Diciamo che bookmaker l'ha aperta 1,33, qualcuno qui la sta rialzando. Non lo so, io contro la Juve faccio sempre tanta fatica ad andarci contro, nonostante le statistiche ci raccontano una Juve
che ha qualche difficoltà a vincerla in trasferta. Pareggia 4 volte in trasferta, il Parma pareggia 4 volte in casa. Quindi, diciamo, a livello statistico, questa ci viene fuori questo pareggio così alto che però secondo me dobbiamo avere l'intelligenza di andare oltre i numeri. Secondo me vince la Juve. Non me lo immagino una Juve fermata dal Parma in totale onestà. Torino-Bologna, e il Bologna di Mihajlovic accusa un po' il periodo. Pareggiato con lo Spezia è una partita strana, perché prima c'è il gol di Barro clamoroso da centrocampo e poi lo stesso Barro sbaglia il rigore che avrebbe potuto dare la vittoria. Veniva dall'imbarcata presa con la Roma, quindi sicuramente un segnale positivo, però sta faticando in questo momento il Bologna, aveva bisogno di rimettere un po' di punti in cascina. Il Torino, come la Fiorentina, probabilmente è la grande delusione di questo inizio di stagione. Giampaolo, presidente Cairo, dice che non rischia, non lo so. Se continua così, non so quanto possa continuare a non rischiare. Devo essere onesto, il Torino visto contro la Roma, contro la mia Roma, e mi permetto di dare questo giudizio proprio perché sono tifoso della Roma, il Torino contro la Roma non mi è dispiaciuto, ha subito l'ingiustizia dell'espulsione dei primissimi minuti, non ho nessun problema ad ammettere che in questo caso siamo stati avvantaggiati dagli arbitri, dall'arbitro. E quindi non è un Torino che mi dispiace. Le quote sono enormemente alte, cioè enormemente alte, eppure qua, bam 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 bam, c'è chi sale, c'è chi scende, è difficile. La andrei a vedere un po' sui gol, ecco, l'esito gol, per quanto la quota sia molto molto bassa, la quota reale allibrata, ma perché entrambe le squadre vediamo che concedono parecchio, quindi ne viene fuori che un esito gol così, così basso a livello di quota reale allibrata, però secondo me il gol del Toro ci sta. Non so se ci starebbe pure quello del Bologna, per quanto ho fatto casino, ho sbagliato a spingere. L'Over è in calo. L'over è in calo sulla quota vergine, ma sempre sarebbe basso questo over. Secondo me su questa potremmo andare a provare o un multigol 2-4 che ha comunque una buona realizzazione. Multigol 2-4, dove sta? 59%, 49% per essere un esito che comunque è abbastanza intrigante, non mi sembra una brutta quota. Addirittura è più alto il 3-5 perché evidentemente proprio i gol segnati da entrambe sono, beh sì, in effetti sono grossi, grossi problemi per le difese. Io il gol del Torino ce lo vedo, probabilmente vista la difesa abbastanza disastrosa, il Toro ci starebbe pure quella del Bologna, e allora mettiamoci sto esito gol in alternativa il multigol 2-4. Torniamo sulla Serie A, abbiamo visto i primi 4 match, direi che faccio un altro video per non andare troppo in là con le quote, un altro video con questi altri 4 match lo faccio uscire magari domani, e poi nella serata, sempre di domani, ci prepariamo ai big match Atalanta-Roma e Lazio-Napoli con un video conclusivo di questa giornata. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video.